Buonasera, buonasera, benvenuti a questa nostra seconda puntata, al viaggio della bellezza dedicato alle memorie attraverso il racconto di Contraioli che ci aprono il loro album di foto. Come dire, fa tappa in un luogo assolutamente magico, adatto davvero alla nostra trasmissione. Siamo nella sala Ettore Fontani della Nobil Contrada dell'Oca. Ringraziamo il governatore Francesco Cilerai che ci ha aperto questo vero e proprio santuario di memorie. Vedete, qui ci sono le immagini di vecchie comparse, addirittura in foto ritoccate oppure in stampa, come dire, tutto ciò che appartiene appunto ad una memoria collettiva che in questo caso è il popolo di Fontebranda, perché al popolo di Fontebranda appartiene la protagonista della puntata di stasera e lo vedremo tra poco. Ma in questo viaggio dentro la sala Ettore Fontani io mi volevo soffermare su questo cartello che dà il senso del perché esiste il Salotto della Memoria, così è chiamato, e pensate quindi che siamo in pieno tema della nostra trasmissione, e la Nobil Contrada dell'Oca ha voluto motivare il perché del Salotto della Memoria ricordando che fu soprattutto verso la prima metà dell'Ottocento che venne lo stimolo di organizzare, formare le stanze della Contrada. Grazie ad una maggiore consapevolezza popolare, leggo direttamente dal cartello della Nobil Contrada dell'Oca, e al desiderio di raccogliere cimeli, memorie e affetti che potessero in qualche modo riaffermare e garantire l'identità, la continuità e la rappresentanza collettiva di queste antiche comunità. In questa vera e propria proiezione dell'anima, ogni contraiolo potrà cogliere appieno quell'intensità di affetti e di legami che ha caratterizzato tanti secoli di vita della Contrada. È la motivazione della nostra trasmissione, ma è la motivazione ovviamente della cura particolare con cui ogni Contrada si dedica alla conservazione dei reperti della memoria, perché la memoria fa parte della nostra identità collettiva di senesi. Andiamo a scoprire chi è la protagonista della puntata di stasera. Bene, allora all'interno della sala Ettore Fontani, all'ombra del busto dedicato dalla Nobile Contrada dell'Oca a Ettore Fontani, ecco la protagonista di stasera, Gianna Brandani. Grazie di essere qui, Gianna. Grazie a te, Daniele, per avermi invitato. Contraiola dell'Oca, di una famiglia, insomma, che non solo nell'Oca, in tutta Siena, è ben nota soprattutto per tuo babbo, Enrico Brandani, detto Bobo, scomparso nel 2021, barbaresco storico, ma di più, ecco, un contraiolo che rappresentava insomma l'anima di quella Siena che tutti quelli della nostra generazione rimpiangono un po', perché noi siamo una generazione di mezzo, no? Abbiamo scoperto le bellezze del Palio attraverso appunto la contaminazione con figure come tuo babbo, e siamo adesso in tempi moderni del tutto diversi a cui ci adeguiamo per comunque l'affetto alla nostra tradizione e alle nostre contrade. Iniziamo il nostro viaggio. Le foto, Gianna Brandani, intanto, come dire, il tuo excursus di vita contraiola penso inizi appena nata, insomma. Decisamente sì. Io non sono nata nell'Oca, io sono nata al confine con l'Oca, perché sono nata nel Drago, nel Costa Sant'Antonio. Però ovviamente abitavamo lì e il mio babbo era dell'Oca e quindi sono sempre stata nell'Oca. Poi ho vissuto molti, molti anni nella selva e dico la verità, il mio babbo si è impegnato tanto perché altrimenti sarei diventata della selva, perché io andavo a scuola, giocavo, stavo sempre ovviamente, vivevo tanto nel rione della selva. E babbo però mi ha sempre portato nell'Oca, mi ha sempre fatto vivere la contrada e quindi... Beh, ovviamente sono rimasta nell'Oca. Nell'Oca, e si trova bene, diciamo, sì, molto bene. Allora, iniziamo, allora diciamo sempre in questa trasmissione, attingiamo all'album delle memorie, all'album fotografico dei Contraioli, foto cartacee, poi anche alcune foto che sono nei telefonini e sono ormai, come dire, il nostro personale museo privato, no, in sostanza, ma iniziamo da qualche bella foto di carta. Allora, io diciamo, ho fatto un excursus della mia vita contradaiola vissuta anche durante l'anno al di là dei periodi di palio. Queste sono le prime due foto che io ho, avevo 2 anni, sono con babbo,
Non è stato questo un anno felice perché è il palio del famoso palio della rigirata e vinse la torre. Però io sinceramente ero piccolina e non me lo ricordo. Non te lo ricordi? No, e qui ho questi bellissimi ricordi di questa foto, sì. Di queste foto con Babbo, con questa gonnellina che mi aveva cucito la mamma. Che è una gonnellina ocaiola, sì, no? Giusto? Prettamente ocaiola. Quindi è prettamente, anche te monturata. Sì, anche così. Io diciamo così, monturata. E qui vediamo appunto Bobo in tutta la forza della sua giovinezza, era giovane, insomma, no? Lì era giovane. Giovincello, sì, insomma. Sì. E al di là di quello che poi accadrà in quel palio. Sì, al di là di quello. Però, insomma, la memoria collettiva è un po' così, come dire, dà un po' di turbamenti, la memoria sì. personale invece è un bel tuffo, sì. Come dire, in un'immagine che ti lega così, in modo così intenso a tuo babbo. Sì, molto. Andiamo avanti. Questa invece è una foto di un carnevale dei bambini alla Trieste. Io sono girata, ma è una foto alla quale sono molto legata e mi piace molto, per l'antenna a me, Anna Maria Beligni. E niente, c'era ovviamente anche nell'inverno le feste dei bambini, il carnevale, in quell'occasione eravamo presenti. È chiaro, fra l'altro girando la foto io ho il retro dove c'è il timbro del fotografo, che salutiamo anche lui come memoria, come dire, di un tempo che fu, Betti Giancarlo, sì, no? Foto sì. Betti Giancarlo, Betti Giancarlo, che era certamente uno dei fotografi di palio e della vita e di Contrada più sì. presente. Sì, anche sì. io ho foto Betti Giancarlo in situazioni tipo queste, sì, insomma. Sì. Poi, diciamo, di significativo ho trovato delle foto del palio del 68. Questa è una foto del giorno dopo il palio. E ci sono appunto persone, c'è Andrea, c'è il Ciappata insieme a Babbo, a me, Anna Maria, Cinzia, Martini. Sono ricordi molto belli di persone anche che non ci sono più e quindi mi fa piacere insomma poterle sì. ricordare. Fra l'altro quello è un palio particolare, come dire, rischiò di vincere un uomo, l'alfiere Leocorno Marco Gualtieri, poi capitano vittorioso, ormai sicuro della vittoria di Ercole e di Guanto, del Fantino Guanto, stava andando a festeggiare e poi invece arrivò traballando Livietta con Andrea De Cortes. Poi un'altra foto del 68 alla quale sono molto legata è questa. In quell'occasione nel 68 venne consegnato il Mangiadoro al professor Albert Sebin, che era ospite del dottor Cinotti, allora capitano dell'OHA, che era direttore dell'Istituto Sclavo. E io andai a portargli i fiori ai rinnovati, questa di spalle sono io, e detti fiori a questo signore. Mi ricordo che la signora Gerai D'Arcese mi aveva detto la frase che dovevo dire e io la dissi talmente emozionata, la dissi talmente veloce e credo che lui non abbia capito assolutamente niente. Però te la ricordi ancora? Me la ricordo ancora. E mi disse, la frase era questa: a nome di tutti i bambini della nobile contrada dell'OHA le dico grazie. Ah. E gli consegnai appunto questo mazzo di fiori, l'OHA, poi vabbè c'era il Paggio ovviamente, e poi il professor Sebin venne alla cena della prova generale da noi, era sì. ospite dell'OHA. Eh sì, grazie appunto alle contrade, soprattutto in quegli anni 60, erano sì particolarmente legate al tessuto della nostra città, però erano anche capaci di accogliere grandi personalità sì. di tutto il mondo. Sì. Il dottor Cinotti ovviamente con la sua attività all'interno della Sclavo, attività di vertice all'interno della Sclavo, aveva dei rapporti con Albert Sabin che era qui a Siena per creare poi quello che creò, insomma, sì. no, la penicillina, sappiamo sì. tutto, eccetera. E però ecco, c'è questo fatto di contrade molto intime ma anche molto aperte al mondo sì. e questo è un esempio. È un esempio della tanti, sì. Questa invece è la sera della cena della vittoria del 68 e qui ci sono due persone, tre a me molto care, che non ci sono più. Questo è Marino Vetturini, Ciappata e Simone Lorenzoni, che purtroppo ci ha lasciato molto presto. E anche questa foto mi piace molto perché è una e foto. E qui c'è tuo babbo? C'è il mio babbo, Anna Maria, sempre io. Questa è Bruna Vizia, Simone, il dottor Vetturini, e Andrea e Ciappata. Eh sì, beh, insomma, questa anche è questa la sera della cena della vittoria.
è una bellissima foto del cavallo. Abbiamo, insomma, voglio dire, un mondo che è quello di Fonte Branda, che qui è raccolto molto bene, sì, insomma, precisiamo, tanto per, come dire, chi fosse un po' così disattento, Anna Maria Beligni è ovviamente la figlia di Lazzaro. La figlia di Lazzaro, l'attuale proviario della nobile Contea di Loja. E quindi, sì. Beh, insomma, davvero una bellissima foto. Sì. Queste invece sono due foto della cena della festa della vittoria del 69. Il 69 il palio fu corso il 21 di settembre, la cena venne fatta l'anno successivo a primavera. E qui è sempre la sera della cena insieme a Babbo con il cavallo. E questo invece è il corteo, insomma, una parte del corteo. Il palio del 21 settembre 1969, dedicato alla conquista della Luna. No? Il palio, sì, della, sì, Luna, e fu un palio, come dire, che segnò appunto il passaggio in quella che ci pareva un'era nuova, poi in realtà questa conquista della Luna è rimasta un po' fine a se stessa. È rimasta un po' ferma lì, non ce ne facciamo di niente, no. Questa invece è un'altra foto di un carnevale e questa l'ho voluta mettere perché ci sono due carissime amiche e non ci sono più. E qui eravamo molto giovani e niente, un carnevale alla Trieste, avevamo fatto la favola di Pinocchio, eravamo questo gruppo, sì, così. Tanto divertimento, nelle contrade, sì, tanto cuore, tanta passione, ma anche tante risate. Tanto divertimento, tanto divertimento. Questa è sempre una serata alla Trieste di canzoni. E qui c'è Carlina Tancredi, che era un personaggio famoso nell'Oja, una donna veramente, veramente eccezionale. E poi vediamo la chitarra. Di canto. Alla chitarra Fabio Landini. Ecco, Fabio Landini. Sì, sì, alla chitarra Fabio Landini, sì. Ecco, e poi Tancredi è un nome ovviamente anche questo di forte imprinting ocaiolo, no? Sì. Perché poi... qui state cantando, sì, mi viene in mente Giorgio Tancredi. Giorgio e Luciano. Esatto, Giorgio e Luciano Tancredi, anche loro voci importanti di Fonte Branda. Voci molto importanti, Giorgio come voce più di Luciano, esatto. Luciano poi, cioè Giorgio non ha, diciamo, avuto incarichi mai, no, in contrada, esatto. Luciano è stato Mangino Vittorioso e anche governatore dell'Oja. Sì, sì. E il nipote di Luciano alfiere di piazza. Ebbene, sì. La tradizione continua. La tradizione continua. Questa è una foto del giro. Quando ero giovane, come tutti, quando siamo giovani si stava tutto il giorno dietro al giro, e bandiere, cappelli, quando ci si fermava era tutto... Ecco, qui c'è la curiosità che c'è un mio compagno di scuola, che è Tommasi. Francesco Tommasi. Francesco Tommasi, preciso. Questa invece è la festa del palio dell'85, Fonte Branda in musica. E anche questa è una foto che mi è cara perché... Ci sono due persone, Giorgio e Serena, e anche loro purtroppo ci hanno lasciato molto presto e insomma mi ha fatto piacere di portarla questa sì, foto. Tanta eleganza, qui in questo caso. Sì, questa festa in musica mi ricordo che fu molto bella, sì, questa la facemmo alle fonti, sì. Anche perché la vittoria dell'85 che seguiva quella dell'84, Baiardo 84, Brandano 85. 85, questa corsa qui dell'85 fu quasi una sinfonia musicale, no? Sì, per le caratteristiche, sì. Poi di linearità, di tranquillità, era un palio dedicato alla musica, ecco, il drappellone quindi. Era dedicato alla musica e quindi...
questo invece è uno degli anni che ero presidente delle donne, un battesimo alle fonti per un giro. E anche qui vediamo due figure importanti, no? Il governatore e il capitano. Citiamoli, insomma, sì, perché... Lorenzo Fondelli e Fulvio Bruni. Esatto, sì. Che rappresentano anche, come dire, alcuni momenti importanti, molto importanti. Della storia recente della Contrada del Molto Roma. Importanti. Questo è sempre nel palio del 96, è il palco delle donne. E qui tanti nomi, ci vorrebbe una trasmissione, perché spero che le donne dell'Oa lo vedano. Questa invece è la sera della festa a corte, palio del 96, e questo è tutto il Consiglio delle Donne, io allora ero presidente, e questa è la foto di tutto il Consiglio della Società delle Donne. E fu una serata bellissima, ovviamente, una festa meravigliosa. E qui siamo già nell'era Bruschetti, dal punto di vista del Fantino Vittorioso. 96, certo. Questo è il corteo della vittoria del 98, della settimana successiva, e qui ho due foto perché quel palio ha avuto una storia particolare. Io nell'inverno feci un sogno e come Società delle Donne decidemmo di regalare uno zucchino alla Contrada, e lo facemmo fare questo zucchino, e poi venne fatta una cena alla Trieste per la consegna di questo zucchino, che nell'occasione venne consegnato nelle mani del capitano. E poi ce n'è un'altra di foto, ecco questo qui, lo zucchino si vede un po' meglio. È fatto molto bello. Molto bello, dire, un molto zucchino bello. Molto bello. E quindi lo zucchino quando lo consegnasti? In inverno? Lo zucchino lo consegnammo a primavera. Mi sembra, sì, a primavera, primavera inoltrata, uno zucchino che aveva fatto Rita Petti, veramente molto bello. E nel museo ovviamente, che in quanto certo. Anche zucchino vittorioso. E male non portò. E non portò male, no. Questa è un'altra foto alla quale sono molto affezionata, questa è la scena della vittoria, sempre del 98, e qui sono insieme a Lorenzo Fontani, e anche lui purtroppo ci ha lasciato un po' troppo presto. E siamo nella stalla dopo la cena. E certo, momenti intensi. Particolarmente intensi e affetti, insomma, carissimo amico, quindi certo. Affetti belli, ecco, sì. Allora, momenti particolarmente intensi, noi ci fermiamo per qualche momento, non intenso, ma perché abbiamo da fermarsi per alcuni consigli pubblicitari. Poi torniamo. Bene, eccoci qui, siamo nella sala Ettore Fontani, abbiamo nominato adesso un esponente appunto della famiglia Fontani, così legata all'Oca, a Siena, al Palio. Ecco, il suo Ettore è morto a metà degli anni 60, quindi ho l'impressione che tu abbia poca memoria di lui. Non lo ricordo, lo ricordo solo per i racconti, sia lui che la signora Argia, la moglie, perché babbo me ne parlava sempre, ma io non ricordo proprio di averli conosciuti, mentre ho conosciuto tutti i figli, tutti i nipoti. Io sono molto legata alla famiglia Fontani,
da un affetto molto profondo e quindi ricordo benissimo la Mimma, ricordo benissimo Edina, Pietro, Pippo, insomma ho dei bei ricordi di queste persone. Sì, io di Pippo Fontani mi ricordo una mattina della tratta molto presto quando facevo il giornalista attivo, non come ora, non sono più attivo, ricordo appunto andavo molto presto di mattina quando arrivavano a cavalli e mi ricordo che lui era sempre lì all'ingresso dell'entrone appoggiato alla balaustra e via via io cercavo di rubare piccoli commenti che faceva lui su questo o quel cavallo, ma in realtà era molto riservato, non è che volesse regalare a tutti la sua competenza. Era molto riservato, era ovviamente lo dico in senso buono, era molto burbero, esatto, era una persona che si apriva tanto, sì. Però Babbo diceva era un grandissimo cavallaio, esatto. Grande intenditore di cavalli. Ecco, si apriva un po' nel momento in cui magari arrivava Vittorino, allora aveva, più avanti, già appunto aveva, negli anni 70, aveva si un vedevano, rapporto, sì, con Vittorino aveva un rapporto particolare sicuramente. Chiaro. E invece tuo babbo a metà degli anni 60 è già barbaresco. Sì, vabbè, già barbaresco. Ebbe credo un paio d'anni di buco, diciamo, perché ebbe una discussione con il suo Lugo Signorini e quindi per 2 anni mi sembra ha fatto il barbaresco Umberto Piazzesi e non Babbo. Poi riprese Babbo e ha fatto il barbaresco fino all'89. E che ti diceva di questi cavalli della stalla del Loa? Cioè che ti raccontava? Babbo, niente. È chiaro. Babbo, io sono entrata nella stalla da grande dopo che Babbo aveva smesso di fare il barbaresco, perché io mi ricordo, mamma mi dava i vestiti da portarli, i vestiti di ricambio, quindi io bussavo, mi apriva uno spiralino in questo modo e mi diceva che vuoi, c'ho vestiti, li prendeva e richiudeva la porta. Io non sono mai entrata nella stalla. E lui diceva anche, siccome nella stalla non c'entra nessuno, meno che mai ci può entrare la mia figliola. Sì, beh, e quindi io c'era un luogo abbastanza inaccessibile la stalla. Sì. E non c'erano tutti questi esperti adesso, i fisioterapisti del cavallo, no. Quelli che li fanno fare ginnastica alla spalla. No, cose, c'era un solo maniscalco che girava in tutte le contrade, mi raccontava e veniva da noi, andava anche nelle altre contrade, faceva il giro da chi aveva bisogno. E poi vabbè, in seguito poi arrivava ovviamente anche il maniscalco. Noi molto presto abbiamo avuto il veterinario, perché quando appunto il dottor Cinotti vide una, questo vabbè, mi ha sempre raccontato, vide una volta in fondo al casato, la famiglia Fontani avevano un fondo e ci mettevano il cavallo in attesa dell'ingresso per la passeggiata storica e gli davano questo famoso beverone. Che sa che è. Che non so quello che c'era dentro e quindi legavano il cavallo in alto con il muso in alto, uno saliva sopra uno sgabello, gli buttava con questa bottiglia questa sostanza in bocca e un altro per fargliela andare giù lo batteva qui e il dottor Cinotti sempre raccontava Babbo entrò in questa stanza e disse no ma qui questa cosa non è concepibile, non va assolutamente bene. Telefonò a Pisa e chiese appunto di poter avere qualcuno, un veterinario, e gli dissero alla facoltà di veterinaria a Pisa, c'era uno, un ragazzo che si era laureato da poco e che era molto bravo, e che era il dottor Giovanni Bragazzi, e cominciò a venire il veterinario da noi, e iniziò il dottor Bragazzi e c'è stato fino alla fine degli anni 80. Certo. E beverone il beverone fu servito a cena perché ovviamente smisero di dargli questo beverone e non so che cosa c'era dentro sinceramente. Bene, andiamo avanti con le foto. Questa è una foto di un banchetto delle donne, siamo fuori della società a Trieste. Questa invece è la scena della prova generale del luglio 99, siamo a cena io e l'attuale per l'allora presidente della società a Trieste. Questa è una foto sempre del 99, del dopo corsa, anche che è una delle poche che ho,
Corsa vittoriosa. Sì, è una corsa vittoriosa, una delle poche che ho, e mi sono sempre chiesta se tante volte dopo corsa ero al mare, perché non ho mai trovato ho mai trovato le foto mie del dopo corsa, a parte questa piccolina qui. Questa invece è il corteo della settimana dopo, sempre del Palio del 99, il Palio mascherato, e avevamo tutte le donne queste maschere. Ora lì è momentaneamente tirata giù, ma insomma avevamo queste maschere agli occhi. Questo invece è il corteo del 2007, quando il corteo della domenica dopo, e anche questa è sempre la solita foto. Questa, ecco qui, queste donne. Qui così. Queste donne sono Susanna Luppoli, ecco. Carla Neri, Serena Romanelli, questa è la moglie del Franz, Simonetta, questa qua è Stella Vaselli, sono insomma tutte. Beh, insomma. Serena Romanelli e poi sarebbe Serena Benigni, è la figlia più grande di Lazzaro. Donne storiche, di donne storiche. E questa invece è una foto che abbiamo fatto praticamente sempre per il Palio del 2007, la sera della cena delle donne, tutte le ex presidenti e vicepresidenti con la presidente attuale di allora. E con il drappellone, dipinto da Alessandro Grazzi. Dipinto da Alessandro Grazzi, sì. Questa invece è la foto di quando Babbo andò a prendere il cavallo, mi sembra nel 2004. Sì, mi sembra nel 2004. Ecco, fra l'altro è andato nel 2004, ma poi è andato a prendere il cavallo. Eccola. Anche nel 2019. Nel 2019, ecco, questa, ecco, è l'ultima foto che ho col mio Babbo. È andato nel 2019 a prendere il cavallo, l'ho vestito io, giù in Sala delle Vittorie, e è stata una grandissima emozione per lui e anche per me. Sì. E anche per me, mettere la montura a Babbo è stata veramente una grande emozione. Ecco, fra l'altro lo vediamo anche in quest'altra foto, invece lo vediamo in piazza, e qui, ecco, avere questa foto che fa vedere questi due momenti, sì, la vestizione da parte della figlia e poi Bobo in piazza. Fu molto bello. E questa l'ho portata perché questo papero è sempre stato in casa del mio Babbo, adesso è in casa mia, e questa foto è significativa perché io comunque lo faccio sempre nel cuore. E certo. Beh, ma è vero o finto questo papero? No, è finto, è un papero di coccio, però a misura di un papero vero. Eh sì, appunto, a me sembrava vero, sembrava un papero che ti fissava e che magari ci parlavi. No. Ora, ancora non ci sono arrivata a parlare con paperi. Beh, noi siamo arrivati in fondo a questa carrellata, di cui ti ringraziamo, perché belle immagini, bellissima, come dicono quelli ganzi, location, e di questo ringraziamo ancora la Montana Local, il governatore Francesco Cillerai. È stata una bella carrellata di memorie attraverso un popolo, quello di Fontebranda, certamente orgoglioso, certamente, come dire, che ben caratterizza quella che è un po' la nostra identità di senesi, insomma. Noi abbiamo conosciuto il Palio appunto a partire dagli anni 60, adesso lo vediamo in un altro modo, però in fondo la cura delle memorie è l'antidoto a non trasformarci troppo, Gianna? Ma io la vedo più come un attaccarsi a un qualcosa e non c'è più. Ecco, questa è una,
riflessione interessante. Questo è quello che penso io, perché per quanto mi riguarda ho vissuto un palio molto diverso da ora, molto molto diverso sotto tantissimi aspetti. E il suo rettore Fontani mi diceva, babbo diceva sempre una cosa: il palio è come la più la tocchi e più puzza. Beh, frase importante, quasi filosofia, direi. Insomma, noi nel corso della nottata, mentre ci addormentiamo, rifletteremo su questa frase del suo rettore. Grazie ancora, Gianna. Grazie Brandani. A te, Daniele, grazie a voi. Ovviamente grazie a chi ci ha seguito. Noi torniamo, se volete, domani sera, rigorosamente, a mezzanotte. Buonanotte.